sindaco non è presente, non so se farà in tempo, perché impegnato col prefetto, quindi aveva già un impegno, forse arriverà più tardi. È un'assemblea particolare perché la prossima settimana avremo il consiglio comunale e verrà proposta un'ulteriore deliberazione relativa ad un progetto particolare che è la variante proposta dal dottor Della Valle, che interessa in particolare il nostro territorio, ma tutto il territorio di Sant'Antonio Maggiore. E quindi abbiamo ritenuto utile, prima di andare all'approvazione in Consiglio Comunale, di illustrarla, di farla verificare ai cittadini, di discuterne per vederne gli aspetti e i riflessi anche economici e sociali della variante. Detto questo, io solamente un ulteriore pensiero, che non abbiamo avuto tempo, non abbiamo avuto occasione di farlo, è quello di ringraziare voi cittadini per la fiducia che ci avete accordato in questa tornata elettorale, sicuramente inaspettata, una fiducia che ci dà la forza di andare avanti in una situazione economica e finanziaria che è a dir poco difficile. Io utilizzerei termini diversi, ma forse sarebbero troppo pesanti. Quindi una situazione che ci fa affrontare la vita amministrativa con molte difficoltà, dal lato finanziario, dal lato organizzativo, dal lato della disponibilità delle risorse umane. Quindi ci sono molte difficoltà e queste ovviamente si riflettono sulla vita sociale di tutti noi, di tutti i giorni. E quindi quando ci troviamo di fronte a delle proposte particolari, ecco, noi le valutiamo con attenzione e cerchiamo di farlo però insieme agli diretti interessati. In questo caso i diretti interessati siete anche voi, insieme a noi, tutti i cittadini di Sant'Antonio Maggiore. In questo caso ci troviamo qui a Casetta, per cui vogliamo utilizzare questo metodo di dire: le scelte che si vanno a fare debbono essere fatte condividendole possibilmente, poi ovvio l'amministrazione deve scegliere, ma sceglie anche con una serie di indicazioni, di informazioni che possono essere utili all'amministrazione stessa, ma soprattutto alla cittadinanza. Quindi questo è il primo momento. Poi ci sarà un mese di ferie per tutti, sperando che il lavoro sia per tutti. Dopo le ferie inizieremo invece un'altra serie di attività, che sono quelle riferite al bilancio, alla costruzione del bilancio. Bilancio partecipato che dovrà vedere la nascita dei comitati di quartiere in ogni zona del nostro comune e cercare anche lì di arrivare alla formazione di un bilancio per quel poco che si può fare con le risorse disponibili, ma attraverso una partecipazione più larga possibile. Questo è quello che noi vogliamo fare e inizieremo a fare dopo le ferie del 20 settembre. Io adesso, siccome l'argomento l'avete visto, è un argomento tematico, lascio la parola, anzi prima di lasciare la parola, per chi non li dovesse conoscere, alla mia sinistra c'è l'assessore Marco Tulli all'ambiente e alle manutenzioni, l'assessore Ravagnani Stefano ai lavori pubblici, allo sport, belli e forse sono diversi, alla mia destra c'è l'assessore Diomedi dell'urbanistica e il consigliere Diomedi dell'Italia dei Valori. Vedo qualche altro consigliere seduto tra i banchi, quindi c'è anche la partecipazione dei diretti interessati. Ecco, lascio, dicevo, la parola all'assessore Diomedi per illustrare questo progetto particolare. Grazie a tutti. Buonasera, buonasera anche da parte mia. E oltre a ringraziare anche anch'io voi per la fiducia che ci avete dato alle
scorse elezioni, non mi dilungo insomma più di tanto e passerei a illustrare questa variante. In primo luogo bisogna comprendere che punto siamo, non siamo all'inizio del percorso della variante, la variante è stata già adottata e è stata già adottata dalla precedente amministrazione a metà di aprile. Noi riteniamo che sarebbe stata opportuna un passaggio del genere anche prima dell'adozione. Sarebbe stato comunque necessario, opportuno, importante parlare con i cittadini anche prima dell'adozione. Comunque, visto che questo non è stato fatto, questa sera siamo qui per condividere con voi questo importante atto amministrativo. Le varianti al piano urbanistico di fatto indicano in maniera abbastanza generica una destinazione delle aree, quindi quello che vedete su questa cartina in realtà sono delle colorazioni più che di quello che ci si fa vedere. Questa è la zona, diciamo la zona Palanca d'Oro, che è interessata da una serie di modificazioni, si chiama variante che modificare questo metodo già esistente e che destinava queste aree a un uso diverso. In precedenza, per esempio, queste due aree e questa avevano questo stesso identico colore, cioè erano aree a destinazione agricola, dove si possono costruire edifici solo in determinate limitate condizioni. Le aree invece che hanno colorazioni diverse hanno poi destinazioni diverse, per esempio questa grande zona che è qui di colore viola è la zona industriale, viola è il colore delle destinazioni industriali. Questa zona, diciamo, di colore celeste sono delle zone commerciali e così via. Quindi la variante va a indicare sulla, diciamo, carta del nostro territorio, in particolare questa carta è la carta della parte di territorio che è la parte del territorio che esiste appunto sulla zona Parca d'Oro e con questa variante si sono individuate alcune aree e è stata segnata la destinazione. In particolare quest'area che vedete qui indicata con il numero 1 è un'area che aveva la destinazione sportiva. E su quest'area, come dicevo prima, con la variante dobbiamo indicare che questa superficie, che è circa 5 ettari, poco più, avrà una destinazione sportiva, cioè principalmente ci svolgeranno attività sportive. Che cosa ci si farà con lei? Non è, diciamo, in questa fase che si decide che cosa ci sarà lì dentro. È nella fase della variante, appunto, come dicevo, si disegnano le destinazioni. Una volta che diciamo, il territorio ha la destinazione opportuna, a quel punto si passano ai piani attuativi che dicono nel dettaglio che cosa ci si realizzerà. Quindi, diciamo, per illustrare nel complesso questa variante, diciamo subito che questa zona qui avrà una destinazione, diciamo, sportiva. Questa zona, questa qui, questa grande zona, diciamo, di azzurro, vedete appena più intenso di questo qui, è una destinazione diversa, è una zona turistico-ricettiva. Il giallo è una, tutti i gialli sono, indicano delle destinazioni, diciamo, a servizi comuni. In particolare questa qui che è individuata, non si vede, con G3 è un'area socio-assistenziale dove si possono realizzare delle strutture, per dire, una tipo casa di riposo, tanto, no? Visto che tanto sui giornali si è detto molto di poi di quelle che sono le intenzioni di realizzazione su quest'area. Qui si potrebbe per ipotesi realizzare una casa di riposo, come su questa zona indicata con il numero 5 si potrebbero realizzare le strutture ricettive, per dire. Altre due zone che sono interessate da questa trasformazione sono questa piccola zona che vedete di un colore simile a questo commerciale, che è una zona dimensionale dove esiste una struttura già oggi che è, diciamo, la direzione della DOS, il cuore di questa grande azienda che esiste sul nostro territorio, e anche quest'altra zona che qui è identificata come ambiente 32, che verrà
diventerà un'area residenziale, anche se con indici molto bassi. Come è stata costruita questa variante? Ci sono delle normative inviate in particolare su un piano territoriale di coordinamento che hanno una recente legge, la legge 22 del 2011, che impone dei limiti sul consumo del territorio, cioè i comuni che non hanno realizzato per almeno il 75% delle previsioni di piano non possono utilizzare il nuovo territorio. E quindi nel momento in cui si vanno a fare delle nuove previsioni da qualche parte, bisogna togliere gli stessi volumi da qualche altra parte. E quindi, come qui, a meno di aree da destinazione comune, come può essere l'area sportiva e l'area socio-assistenziale. Queste altre tre aree, l'area turistica ricettiva, l'area direzionale e l'area residenziale, i volumi che vengono inseriti qui sono stati rimossi da altre aree sul territorio comunale. E sulla base di che cosa è stato fatto? È stato fatto sulla base di una serie di richieste dei cittadini, perché la pianificazione, cioè di che cosa è colorato qui il terreno, ha un impatto anche fiscale. Quindi se è colorato di questo verde terreno, cioè il terreno agricolo, sostanzialmente l'IMU non ci si paga. Se però ha una colorazione, a qualsiasi altra colorazione, anche se sopra non c'è niente, è considerato del terreno edificabile e quindi i proprietari devono pagare allora l'ICI, adesso l'IMU. Una serie di proprietari, evidentemente, dopo un lungo tempo, si sono stancati di pagare senza magari poi poter realizzare, o perché erano all'interno di aree progetto, quindi coinvolgevano più proprietari che mai non si mettevano d'accordo, oppure perché semplicemente hanno ritenuto che non volevano più quell'area edificabile, hanno chiesto che quest'area venissero tolte. E quindi le aree sono state tolte da una serie di cittadini che hanno chiesto di togliere, sono in qualche modo state recuperate qui. E in particolare poi c'è stata anche un'operazione, nel senso quest'area, per esempio questa è una serie costruttiva che vedete qui, in precedenza, più o meno gli stessi volumi, erano stati individuati in questa zona 7, che adesso vedete. Quindi questi volumi sono stati fatti traslati, tolti da qui e messi qui. Qui le aree, diciamo, residenziali sono state aggiunte, invece sono state recuperate attraverso questa operazione che vi ho detto, insomma, in questo modo. L'ultima cosa, diciamo, importante che viene fatta in questa variante è la realizzazione di questa viabilità. Vedete, questa rotonda che si prevede qui non esiste. Se percorrete questa strada, vedrete che questa la trovate, questa diciamo, cioè la sponda di piedi la trovate, questa qui che sta di fronte alla villa la trovate, questa qui non c'è. Questa è una rotonda di previsione che tra l'altro dovrebbe realizzare il comune e la provincia, se sempre che la provincia esista, perché già anche sta maggiore difficoltà, perché ci troviamo in un momento di grande trasformazione, per cui anche la provincia con la quale abbiamo rapporti, perché in materia urbanistica ha delle competenze congiunte con il comune, la provincia non si sa bene che fine faccia, la provincia di Fermo, che è stata una recente costituzione, sembra che le province di Fermo, Macerata e Ascoli verranno riunite in un'unica grande provincia, ma al momento c'è anche un po' di difficoltà, insomma, anche per questa ragione. Quindi questa rotonda si dovrà poi valutare chi verrà realizzata, perché non verrà realizzata dai proponenti della variante. Mentre questa viabilità qui verrà realizzata e andrà a sostituire questa piccola stradina che fa questo giro tortuoso, questa qui con questo giro tortuoso che verrà realizzata. Quindi questa specie di U verrà sostituita con questa strada, non del tutto rettilinea, ma insomma quasi. La variante è questa, insomma, questo si potrà fare una volta che la variante sarà stata fatta.
Poi che cosa ci si fa? Secondo, per quanto ci riguarda, l'area più importante è questa area qui, l'area 1. L'area 1, il privato della famiglia della Valle, ritengono di realizzarla, realizzarci sostanzialmente uno stadio sicuramente, e altre strutture sportive. Quali strutture sportive ci saranno? Lo vedremo, insieme e valuteremo cosa sarà più opportuno realizzare. Certamente se ci sarà uno stadio. Poi ci saranno anche, si parla di un possibile palazzetto dello sport, certamente campi da tennis e quant'altro. Quest'area per 5 ettari circa, quindi si presta alla realizzazione di una serie importante di campi sportivi. Quest'area per intero verrà ceduta al comune una volta realizzata. Ecco, il comune, la domanda è, il comune gliela fa gestirla? Oggettivamente questo è un problema, e sul quale dovremmo ragionare anche con loro, che per il comune gestire una struttura di questa importanza, che sarà una struttura importante, avrà quindi dei costi anche rilevanti. Quindi dovremo valutare assieme a loro cosa è meglio, cosa fare per far sì che questa struttura venga mantenuta in buone condizioni, perché se poi una volta che il comune ha acquisito questa struttura e non riesce a mantenerla bene, questa struttura alla fine si deperisce rapidamente e alla fine non ci sarà poi questa utilità pubblica, insomma, almeno per un tempo fondo. Su questo immagino che dovremmo ragionare anche con loro e valutare bene da farsi, proprio perché nel momento in cui sul nostro territorio si realizzerà una struttura di questa importanza è indispensabile che venga mantenuta in piena efficienza. E questa qui però comunque sia, al di là poi di come la si farà la manutenzione, se sarà il comune, se ci sarà un accordo, una convenzione o quant'altro, è una struttura pubblica, è una struttura che sarà di proprietà pubblica, cioè sarà di tutti noi. Quindi è evidente che in tutta questa operazione il vantaggio pubblico è grande, cioè qui ci troviamo di fronte a opere che il comune non potrebbe mai realizzare, come diceva Franco, specie in una situazione di bilancio che definire difficile è poco. Ci sono difficoltà a rispettare il patto di stabilità, che è una cosa strana, posso fare, no? Cioè un comune ha i soldi per fare le cose, non li può spendere, perché tutti i comuni italiani sono chiamati attraverso questo patto di stabilità interno a concorrere al risanamento della finanza pubblica, e ad ogni comune viene assegnato un obiettivo. Di fatto viene fatta una sommangente, cioè certi tipi di entrate vengono sommati o sottratti, diciamo così, a certi tipi di uscite particolari, alla fine deve risultare un saldo positivo di 1 milione di euro. Questo è l'obiettivo per quest'anno che c'è il Comune di Santa Pirammale. Al 30 giugno il saldo parziale era meno 2.800.000 euro. Non vuol dire che non c'erano 2.800.000 euro, guardate, non è questo, perché su quell'obiettivo calcolato in quel modo il comune rispetto all'obiettivo che deve raggiungere sta sotto di 2.800.000 euro. Che significa questo? Significa per esempio che cosa ci vale, tanto per essere chiari, ci vanno dentro e in maniera peggiorativa i pagamenti delle opere pubbliche. Che vuol dire quindi? Vuol dire che se noi paghiamo la ditta che ha lavorato per un'opera pubblica, ci peggiora questo saldo. E quindi ci troviamo in difficoltà a pagare le ditte, non perché non ci siano soldi, ma perché se noi paghiamo questo obiettivo, della stessa somma per il quale viene fallito, l'anno prossimo lo Stato ci toglie la stessa somma di trasferimenti. Cioè se noi andiamo fuori per dire 1 milione di euro dal patto di stabilità rispetto all'obiettivo, l'anno prossimo i trasferimenti a San Pietro si riducono 1 milione di euro. Che significa? Significa che le cose hanno due: o si tagliano i servizi o si aumentano le tasse. Quindi
siccome noi non vogliamo fare nulla dell'altra cosa, stiamo lavorando affinché questo obiettivo sia raggiunto. Ma questo fa sì che sia estremamente difficile per i comuni fare le opere pubbliche, perché il pagamento delle opere pubbliche va a incidere su questo dato. Quindi il fatto che ci sia un privato che realizzi un'opera pubblica di questa importanza, è doppiamente, importante, scusate, gioco di parole. Da una parte perché somme del genere il comune difficilmente potrebbe realizzare, ma dall'altra perché fa una cosa che se facessimo noi andremo a peggiorare proprio quel saldo che ci porta fuori da questo obiettivo. Quindi è evidente che una cosa del genere è altamente auspicata, per cui sappiamo perché diciamo, è poco che ci siamo insediati, abbiamo valutato di andare con la massima rapidità ad approvare definitivamente questa variante. Come vi dicevo, non è l'inizio, perché le varianti già hanno due fasi: un'adozione, la presentazione della pubblicazione, la presentazione delle osservazioni e l'approvazione definitiva. Noi adesso andiamo venerdì prossimo all'approvazione definitiva. A quel punto questa variante andrà in provincia. La provincia ha i suoi tempi, la provincia, come dicevo prima, sta anche in una fase molto particolare. Speriamo che ce la restituiscano il prima possibile, perché a quel punto si potrà poi ragionare su cosa metterci dentro nel dettaglio, cioè passare alla fase di dettaglio e andare a vedere la progettazione proprio all'interno di queste aree che adesso, per adesso sono solo delle macchine di colore. Chiudo così dicendo, però insomma, a parte che è già stato detto, che questa zona ha una destinazione, da un punto di vista ricettiva, questa qui si parla di una casa di riposo. Anche qui potrebbe essere che qui siamo sempre sul condizionale, proprio perché siamo, come dicevo, in una fase ancora piuttosto anticipata per stabilire esattamente cosa c'è da dire. Però fin da ora è possibile pensare che in una struttura del genere ci possano anche essere a disposizione dei posti di convenzione per il comune. Noi abbiamo una casa di riposo comunale che dispone di tre posti e che ha una lista d'attesa molto lunga, per circa il doppio dei posti che dispone. Per cui, evidentemente anche questa è un'esigenza molto sentita e che anche in questo caso, alla quale in questo caso si potrebbe dare una risposta senza andare a toccare il bilancio comunale che, come dicevamo, insomma, è parecchio in sofferenza. Io mi fermerei qui e magari se avete delle richieste, dei dubbi, delle domande, lascerei la parola a voi. Grazie. Sì. Volevo sapere se eventualmente se questi posti sono più distanti da Piscina e il discorso del marco economico, comunque sia, questi servizi, cioè la commissione di questi servizi non dovrebbe essere. Allora adesso sulla fase della gestione direi che siamo ancora troppo in anticipo, perché non sappiamo ancora esattamente quello che avremo a disposizione. È chiaro che è possibile pensare che ci sia una compartecipazione, fermo restando che si tratta comunque di una struttura pubblica e quindi, trattandosi di una struttura pubblica, tendenzialmente a copertura solo delle sue spese, cioè qui nessuno ci andrà tanto per prenderci a guadagnare. Quindi è chiaro che è chiaro che chi ne usufruirà andrà magari a pagare una somma, ma se trattandosi appunto di una struttura pubblica sarà una somma a copertura delle spese vive. Talvolta nei servizi pubblici si va anche oltre, essendo non sempre chi usufruisce di un servizio pubblico paga per intero il costo che la collettività sopporta, perché magari si
si ritiene che quel tipo di attività va favorita, ad esempio l'attività sportiva e quant'altro, si può decidere anche di non far coprire completamente i costi da chi li utilizza. Faccio un esempio, per dire, il trasporto dei ragazzi con i bulmini da scuola al comune costa indicativamente 500.000 euro, forse più, e diciamo il posto coperto dai bambini, dalle famiglie in questo caso, è meno di 100.000 euro. Quindi la collettività, l'intera collettività, in qualche modo si fa carico dei bisogni di una parte più piccola della nostra comunità, pensando che sia opportuno che questi bambini possano andare a scuola, che le famiglie possano mandare i propri bambini a scuola senza aggravare più di tanto. Quindi sui costi, sul quanto poi si pagherà, si valuterà, ma certamente tenendo presente che trattando appunto di una struttura pubblica deve mantenere questa non può essere gestita esattamente come una struttura privata, cioè una struttura privata sarà gestita per dare un utile al proprietario. Le strutture pubbliche, a nostro parere, invece devono essere al servizio dei cittadini e in qualche caso si può anche, diciamo, l'entità pubblica può anche rimetterci, perché ritiene opportuno favorire certe tipologie di servizio, certe attività. Questo però si vedrà. Sulla piscina è una delle ipotesi, anche se penso che sia complicato gestire una piscina e abbia dei costi, però su questo ripeto, siccome siamo in una fase ancora preliminare rispetto a che cosa ci sarà in quella area, ci sarà la comunità sportiva, e quindi la piscina è una delle attività che potrebbe esserci. Sì, certamente, ovviamente l'esigenza sarebbe la fare, bisogna valutare bene se c'è poi il bacino di utilizzo, perché poi fare una struttura che non c'è più, però per esempio Civitanova c'è, forse non c'è, forse non c'è, vabbè, adesso poi questo sì. Socio sarà la sua da testare. Ci sarà comunque un rapporto con il comune, però è chiaro che se qui
c'è una distinzione socio-sanitaria, non capisci, no? Sarà comunque una destinazione di quel genere, però su come realizzarla, su quello che fare, sulla viabilità interna addirittura, sarà una cosa che potranno decidere loro, insomma. Sì, questa zona serve. Scusa, qual è la zona Sette Cammini? Questa qui, questa è la strada Sette Cammini, questa, ah, questa qui è la strada Sette Cammini, questa zona è definita come zona Sette Cammini. Sì, guarda, sei lo trovo. No, vediamo, poi te troviamo sulla relazione e quindi poi le superfici le vediamo, così su due piedi non te. Non devo dire, mi sono soffermato su quella perché poi era quella pubblica, diciamo così. Ma in cambio non parlava di due. È questo, cioè l'operazione è questa. Cosa? Dicevo che chiude strade. No, una strada per la verità che non chiusa. Cosa è questa? Io però. No, te l'ho detto. Non sei stato attento. Allora, questa strada qui, quella che per l'interno passa sotto la linea, fa quella specie di uno, no? Per capirci qui c'è la casa dei Minion Cicchinello, quella, ovviamente siamo a casa centrale, da lì avanti, no? Non è che chiudiamo quello. Viene chiusa questo tratto e viene sostituito da questa strada qui. Fino a sotto la facciamo. Qui, praticamente sta alla fine della discesa. Non c'entra niente. No, la fascia rispetto
quella rotonda sta lì perché ci può stare. Certo, ma quello che è stato di questa mente. Pensa che spostare le sue. Ma non abbiamo fatto un problema. La base comune. E tutti gli movimenti del male. Allora, non dire. La rotonda è stata posizionata lì perché è evidente. La rotonda più su è quella. Sarebbe l'area blu, sarebbe turistica? Sarebbe turistico ricettiva, sì, turistico ricettiva. Non è neanche di giallo.
nord. Quella zona stanno dei poi arrivando c'è la cappolaria che sta avanti, deve essere fatto un giro, la casa avanti, cioè tutta la avanti siamo. No, ma ovviamente questo poi in serve di lì già hanno dei vicolo, che le case ci sono da generare, quindi queste qui sono necessarie, non stanno giusti passite, quindi ovviamente. Chiedo scusa, no? Non riesco a capire le argomentazioni che state. La signora dice, considerando che la Tavagnate comporta un territorio frammentario, se siano stati posti nei vincoli al frammentario da un punto di vista architettonico e paesaggistico. Allora la risposta è che in questo momento non ci sono particolari vincoli, ma che valuteremo queste cose poi in serie di piano attuativo quando andrà proprio a verificare quello che viene realizzato, come viene distribuito, in che modo viene realizzato, quindi c'è un'altra fase ancora che è la provincia adesso piani attuativi adesso vanno giù, le varianti sono di consiglio, piani attuativi adesso in base alla norma nazionale, poi io sono contrario a questa cosa, però ci hanno detto in provincia che siccome la legge prevede che è giunta, io per quanto mi riguarda comunque le discussioni in consiglio, anche se non sarà quella poi che fa fede, la faremo. Io penso che questa deriva che c'è stata di comuni che hanno tolto sistematicamente competenze al Consiglio Comunale, che poi quello che rappresenta i cittadini, se vogliamo, perché è quello che i cittadini eleggono, a me francamente non piace. Ne ho parlato con la provincia dicendo io lo voglio approvare il consiglio, hanno detto no, non lo puoi fare, te lo devi approvare la giunta, vabbè, non nulla, nessuno proprio proprietà di portare in consiglio la discussione sul piano operativo, queste come le altre cose, per cui una discussione in consiglio ci sarà di certo, ma ci sarà anche la discussione con i cittadini, perché come diceva prima Franco, noi facciamo tutto l'onore quello di venire a parlare con i cittadini, a dimostrare, ad ascoltare, quindi ci sarà un'ulteriore occasione, questa è stata una cosa oggettivamente fatta in fretta perché c'è di mezzo un interesse molto importante e quindi andava accelerata, tenendo presente che però questa è solo una prima fase di un'operazione che andrà in là nel tempo e sulla quale ci sarà l'occasione comunque di discutere e di approfondire gli argomenti. Ricordiamo sul fatto di si sa già a chi sarà affidata la progettazione, a quale progetto. Questo non glielo so dire, però siccome si sa non lo sappiamo, questo non lo sappiamo. Francamente chi assumerà la progettazione di queste strutture? Di queste strutture nel senso le aree oppure. In generale, adesso siccome tutte le strutture verranno realizzate da loro, sia quelle pubbliche sia quelle che verranno private, chiaramente la scelta del progettista farà loro. La farà la moglie vicino a una paga. Sì, la moglie della mamma è possibile. Vediamo avanti. Anche se ho io tre palle a un flipper. Prego, prego. Direttamente. Questo è un microfono. Queste fuori case, se seguono questi serve che mai non rientrano in questo pezzo pubblico, ma che comunque è un pezzo di strada che tipo non è asfaltato, non è. Quindi c'è un problema di viabilità. Tutto dico che c'è. Perché abbiamo magari quella del pozzo della Conte, non c'è il metano, soltanto il bombolotto sotterraneo, guardate, letalità, niente recepita. Ma almeno il comune come amministratore, visto che è rimasto forse l'unico tratto non ha sbagliato. Ma te lo dico che quando tu anni fa mi sono stato in mezzo della macchina sotto il metano, ho detto, se tu stai in una persona seria, capisci la denuncia, vai a fare la valigia, paga da loro, perché mi sei rotto per una buca, che non ha una carriera.
tutti i lavori che verranno fatti. All'amministrazione comunale quel chilometro e mezzo di lavoro fare, gli passa mai con la testa di un'istantanea asfaltata? Costa parecchio. Ma lo dico io, lo dico pure a me. No, io ma sono tutti quelli che io ho 10 anni che abbiamo lì e non è stato a volte all'anno viene a alle strade esistenti, però nello specifico io non sono a conoscenza del problema perché ci siamo insediati sicuramente 10 anni fa con ancora stavo no. E quindi io ti è possibile se vieni in ufficio mi sottoponi anche carta da mano perché è stata fatta anche una non si è mai sentito niente, non so quale fine abbia fatto, ma nel senso che lunedì dalle 11 alle 14 mi trovo per i lavori pubblici ti aspetto così vediamo se no dopo ti lascio il numero di cellulare ci mettiamo a accordo se sei disponibile così iniziamo carta da mano anche fuori tema, fuori tema.
spazio diffuso. Sì, sì, ma non è questo il ruolo, diciamo. No, dico, siccome il tema è un altro, chiudiamo. Okay, ma avete chiamato in causa adesso? So che... Se vogliamo acquistare un contratto dopo, che è un problema di lavoro, lei forse non penso che è pensionato, ma c'è comunque. Questa domanda è stata fatta perché in periodo elettorale sì. Loro hanno detto guarda che noi abbiamo fatto questa cosa, però può essere anche... È vero, nel senso che la fase dell'approvazione della variante ha due fasi principali, l'adozione, poi ci sono almeno 60 giorni, 30 di almeno di pubblicazione e 30 per la presentazione delle osservazioni. Può essere modificata appunto attraverso le osservazioni. Cioè le osservazioni che i cittadini, chiunque, qualsiasi cittadino può fare, è un atto di collaborazione con la pubblica amministrazione, può chiedere, io vorrei che questa variante, vorrei cambiare questo piuttosto che quest'altro, eccetera. Alle osservazioni che sono formate per legge, il Consiglio Comunale risponde in sede di approvazione definitiva, che è appunto quello che avverrà diciamo, la settimana prossima. In quella sede verrà data risposta, verranno state i tecnici hanno provveduto a fare delle controdeduzioni, si chiamano, cioè a dare il loro parere rispetto alle osservazioni che sono state depositate in comune dai cittadini e sulla base solo delle osservazioni però può essere modificata la variante, non astrattamente, ma sulla base delle osservazioni, cioè le modifiche possono essere fatte appunto attraverso la presentazione di queste osservazioni. Sì, però ormai deve essere approvato, quello che voglio dire io è ormai, cioè può essere modificato, ma ormai è approvato. No, può essere anche in ipotesi con l'attuale Consiglio Comunale potrebbe anche bocciare, cioè va in Consiglio Comunale, non c'è una maggioranza che l'approva e la variante è morta. Quindi cioè è nelle mani dei consiglieri comunali, quindi sta
questa variabile. La modifica è legata alla presentazione di osservazioni, no? Okay. Cioè il singolo consigliere comunale non può, il consiglio comunale dire io voglio spostare questo, voglio modificare quest'altro. Potrebbe farlo presentando delle osservazioni, che poi nel momento in cui viene discussa deve tra l'altro uscire, ma in generale qualsiasi cittadino potrebbe presentare osservazioni, okay, o poteva presentare osservazioni. I termini sono scaduti, ma essendo le osservazioni un atto di collaborazione, non c'è un termine per il dopo, quindi di fatto può essere presentato in qualsiasi momento e il Consiglio Comunale può decidere quelle arrivate fuori termine se prendere in considerazione o meno. Io mi ricordo per esempio nel 95, 99, 98, 98, quando si chiudevano le osservazioni al piano regolatore attuale, quello adottato nel 95, arrivò l'osservazione per telegramma la sera con il Consiglio Comunale già convocato, venne perfino a porta, e ce la troviamo, si propone ancora oggi, ne riparliamo su una successiva assemblea. Grazie. Chiedo scusa, finisco velocemente la mano. Allora, gli APT, gli APR adesso non so, l'1, 3, 4, sono terreni, parliamo sempre di della valle. Sì. 1, 3, esatto. Oh, il 3 è la strada, non è quello. No, mi sono sbagliato a leggere, 1, 4, 5. 1, 4, 5, sì, sono le terreni. Ok, poi in pratica, siccome se ne è parlato molto nel periodo elettorale, che c'è stato un gran baccano, sì, in merito, cosa della valle, cioè qual è stato lo scambio che il comune riceve da della valle, e della valle cosa può fare in cambio, perché allora, il PD ha giocato molto su, cioè voi lo, sì, sapete meglio di me, no? Sì, sì, sì. Poi chiedo scusa, prego. L'ultima, ah no, niente, poi finito così, chiedo scusa. Grazie. Allora, in sede di variante in realtà non c'è uno scambio, nel senso che la destinazione urbanistica è una potestà che c'è al comune, quindi in realtà in questa fase non c'è nessuno scambio, cioè il comune prevede queste aree, queste destinazioni. Quindi erano bugie naturali. C'è un impegno da parte del privato a realizzare e allora intanto diciamo il vantaggio principale di questa fase del comune è che c'è una grande area di cessione, cioè invece di avere 1000 pezzettini frazionati di aree verdi, di strade, cioè deve poi mantenere il tempo e c'è un costo. Tutte le aree, in questo caso, in questa operazione, in questo stesso proprietario, tutte le cessioni sono concentrate su quest'unica grande area, quindi il comune di fatto diventerà proprietario di quest'area nel momento che si passerà all'attuazione. C'è poi un impegno da parte del privato a realizzare qui una serie di strutture sportive e c'è assieme all'area anche le strutture sportive al comune, quindi diciamo che il vantaggio pubblico grande è questo. C'è un'area di circa 5 ettari e 3 con tutta una serie di strutture sportive da definire, ma che come dicevamo prima possiamo individuare uno stadio, un palazzetto dello sport e quant'altro, che verranno acquisite al patrimonio del comune assieme all'area, quindi verificato. Quindi di fatto questo è lo scambio, anche se nella fase della variante non esiste un atto in cui si definisce. Cioè della valle ha detto a voce guarda io vi regalerò questa roba, però non c'è niente di scritto. In buona sostanza, ma sulle varianti è così, cioè le varianti è un atto che fa il comune, non c'è all'interno di una variante che ci può essere né potrebbe avere un qualche valore legale, uno scambio in questa fase. A meno di non farlo con una operazione diversa che si chiama accordo di programma. Allora, se fosse stato costruito un accordo di programma c'era già questo impegno da parte del privato. Questa è stata avviata come variante e quando variante non contiene al suo interno e non potrebbe contenere nulla di questo, insomma, di questa fase. Questi tipi di accordi si faranno quando si andranno a fare, si andranno a disegnare, cioè la moglie disegnerà i palazzi all'interno. Esatto, successivamente se ci sarà anche poi questo tipo di accordi, di impegni. Okay. Che al momento non potrebbero esserci proprio per lo strumento che è stato utilizzato, che è quello della variante.
chiedo scusa, posso fare un'ultima osservazione? Mi deve perdonare, chiedo scusa a tutti quanti perché non vorrei monopolizzare, diciamo, anche se penso di averlo fatto, cioè mi sento... Allora, a me guardando quella cartina verrebbe da dire che è un'altra riflessione oltre a quella che le ho spedito. Noi abbiamo un gruppo di case che sta in basso sulla cartina. Esatto. Sì, esatto, è il fulcro centrale, diciamo, del paese. Poi abbiamo una zona industriale e poi abbiamo questo appezzamento che è del privato in pratica, a metà tra le due, dove da una parte generosamente costruisce delle aree pubbliche per farci andare delle persone e poi ce le regala per, con gli oneri che ci sta per mantenerla, una cosa del genere. E a fianco ci costruisce delle strutture private, alberghi eccetera eccetera, che servono, cioè che è la parte come si dice economica dove ci sono i guadagni, relativamente non so se sono stato spiegato bene, ho spiegato male, però si è capito, no, ecco, volevo triste dire, voglio dire è triste, purtroppo insomma, l'urbanistica di domani sarà costruita per intero così. Beh, triste, due volte, non una. Nel senso che questa famosa legge urbanistica regionale nuova che da tanto tempo si aspetta, perché effettivamente la legge nostra risale al 94, quindi è ultradatata, quindi si continua a progettare gli strumenti urbanistici con idee ormai superate, insomma. Però le prossime, diciamo, le idee nuove non sempre sono migliori. Da quello che si sa, diciamo, gli strumenti urbanistici nuovi di fatto faranno sì che il comune tratterà continuamente con i privati sul dare e avere. Ci sarà una continua trattativa tra, diciamo, la parte pubblica e la parte privata sul da farsi, quindi ci sarà una richiesta di utilità da parte del privato e a fronte di questo il comune gli dirà di sì, a patto che ci sia una contropartita in opere pubbliche tale da giustificare questa utilità privata. Poneva ai comuni che
da un accordo di programma di valutare con i privati l'utilità del privato e era ritenuta soddisfacente, diciamo, l'accordo, sempre fermo di stare stando le norme paesistiche e tutto il resto, quindi non è che al mattino mi alzo e ti realizzo, però diciamo veniva ritenuto soddisfacente per l'ente pubblico se il privato restituiva in opere pubbliche o in utilità pubblica un 50% del proprio utile, che è tanto, perché il privato si deve assumere dei rischi di impresa e quindi non è poi certo che quell'utile non tecca, quindi specie adesso con questi chiari di luna, con la crisi eccetera. Per cui diciamo nella vecchia provincia di Ascoli questo strumento dell'accordo di programma non è stato di fatto più utilizzato, perché i privati scappano via quando vede che poi devono effettivamente tirare fuori. Se si facesse questo tipo di valutazione qui ci saremmo largamente dentro, cioè l'utilità pubblica è molto evidente, anche perché per esempio l'indice che hanno su quest'area qui, che è residenziale, è molto basso, un terzo circa di queste aree qui, che poi sono quelle all'indice più basso. Qui siamo a 1000 metri per ettaro, qui siamo a 3000 metri per ettaro, su quello arancione, che è la zona di completamento, saremo a 10.000 metri per ettaro, quindi gli indici sono davvero molto bassi, insomma, non c'è stato un utilizzo intenso, non era la speculazione che c'è dietro questa operazione, perché i volumi in rapporto alle superfici utilizzate sono molto bassi, e anche l'utilità che eventualmente ne ricaverebbe rispetto poi alla spesa che dovranno sostenere per realizzare le opere non sono neanche comparabili. Però come ha detto lei, siccome che non c'è niente di scritto, io sì, potrei anche realizzare un campetto d'erba e a fianco metterci un boschetto. Sì, però noi abbiamo fatto prova, proprio qui a casetta abbiamo fatto prova, che diciamo è gente che mantiene la parola che dà. Ma no, su questo non ho messo tutto. Quindi sì, io sono convinto che in termini ragionevolmente brevi, conclusivi, con gli iter burocratici avremo queste strutture a disposizione dei cittadini di Casetta, ma non solo di Casetta, penso ai cittadini di tutto Sant'Elpidio e anche del comprensorio, che si tratterà di ricollettura. Ne sono certo anch'io che Della Valle è una persona che mantiene le promesse, però la mia riflessione sta che in periodo elettorale si diceva regalo questo, regalo quell'altro, cioè si è utilizzata molto questa cosa, e poi in atto pratico vengo a scoprire questa sera che non c'è niente, cioè si dà solo delle aree, ognuno, cioè dopo lì si può fare quello che, cioè non c'è qualcosa di scritto come pensavo da come si parlava, da come si parlava. Le varianti sono questo, sono l'individuazione di una destinazione, come io dicevo. La cosa certa è che quest'area, questi 5 ettari e 3 verrà ceduta al comune, questo è sicuro, perché nella variante è scritto che quella è l'intera area di cessione. La realizzazione, quello che ci si farà dentro, è una cosa che sarà successiva, e qui non ci può neanche essere scritta, non su questo strumento. Se lo strumento fosse stato proprio l'accordo di programma, che legittimamente si poteva usare, non era la proprietà di proprietà, già in questa fase c'erano cose scritte, ma in questa operazione probabilmente per questioni di tempo, certamente la variante è meno problematica, specie con la provincia che sta muoio o muoio, cioè perché l'accordo programma implica comunque un intervento pesante della provincia, e quindi è una situazione in cui la provincia è un soggetto insomma piuttosto evanescente, quindi diventa complicato. Quindi l'accordo c'è, tra virgolette, c'è scritto, nel senso che lui, una volta realizzata quell'area verde, perché la dovrà realizzare lui, la dovrà cedere al... Non è che c'è l'accordo, la variante prevede, perché la variante non è un atto del comune, insomma. Mi perdoni, non ho capito. Ecco, la variante prevede che e lo prevede tutto il piano regolatore, che a fronte di una serie di aree che sono urbanizzate, cioè il fatto di dai un colore piuttosto che un altro, questi diventano di fatto aree edificabili, ancorché abbiano indici bassi, sì, sono a tutti gli effetti aree edificabili. E il piano regolatore prevede che nel caso che vengano previste aree di questo genere, si va a riconoscere gli standard del verde pubblico, quindi le superfici, le
azienda deve a parcheggi di abilitare il pubblico. E in questa operazione, poiché diciamo, la proprietà è unica, si è potuto dire che tutte le cessioni che emergevano da tutte queste aree vengono concentrate qui. Quindi è chiaro che laddove intendono realizzare una sola di queste aree, quest'area deve essere ceduta, perché se no non si rispetterebbero gli standard che abbiamo. Quindi qui dentro questo ci poteva essere scritto, questo c'è scritto. Il fatto che realizzano le opere e le cedono è una cosa che verrà successivamente. Quindi appena realizzano o il 4 o il 5 dovrà, il privato dovrà cedere l'1. Beh sì, devono comunque andare alla cessione dell'1, ma okay. Probabilmente cioè, le cessioni vanno in genere vanno fatte prima, perché per fare le cessioni si fa una convenzione, un atto pubblico di fronte al notario, sì, sì, sì. Si assumono impegni reciproci il comune e il privato. Quindi adesso da un certo numero di anni le cessioni avvengono prima di realizzare opere. Ah, okay. Perché c'è stati problemi, perché magari in primo tempo si faceva il contrario, cioè assieme al collaudo delle opere venivano acquisite le aree. Succedeva però che delle imprese magari fallivano nel frattempo, per cui restavano appese, e ci sono ancora casi che ci portiamo dietro da 30 sì. anni, e ne sa qualcosa Stefano, non ci sei imbattuto subito qualche giorno fa. Lì, per esempio nella zona Angeli e Sant'Elpidio c'è un'intera, tutta la zona verde, il campetto sportivo e quant'altro è frutto di una cessione di una trentina anni fa, che però prima che il comune l'acquisisse è finita in un attivo fallimentare. Ancora oggi non è ben chiaro, adesso sta tentando Stefano, che essendo avvocato già modo di operare meglio di altri in questo campo, di sbloccare questa situazione che ci portiamo dietro da sostanzialmente 30 anni. E quindi da un certo punto in avanti si è capito che forse era meglio che le altre le prendevamo subito, per cui oggi all'atto della firma della convenzione il comune acquisisce le aree, le opere le acquisisce solo successivamente. Quindi quando si faranno, diciamo, quando si andrà a fare la convenzione, quell'area verrà acquisita dal comune e poi verranno realizzate queste opere. Ma io sono convinto che probabilmente sarà la prima area a realizzare. Sono palloso, lo so che devo da fare. Allora, il privato dovrà realizzare un'area e quindi dovrà spendere del denaro. Il comune potrebbe fare anche un discorso del genere, cioè mi devi realizzare quest'opera sull'uno, spendi ad esempio 300.000 euro. Perché non me dai spicci 300.000 euro e poi faccio un bando di concorso pubblico? Sono strano io? Cioè? Ma diventa difficile andare a fare questo tipo di discorso. Perché? Anche perché impostarlo come opera pubblica, quindi con bandi, gare e quant'altro, comporterebbe senz'altro tempi estremamente più lunghi. Tanto che tra l'altro bisognerebbe utilizzare i prezziari pubblici, abbiamo visto con la scuola elementare che affidando direttamente a loro l'incarico hanno fatto presto, hanno fatto bene e probabilmente l'hanno fatto spendendo meno di quello che avrebbe speso il comune utilizzando questi strumenti pubblici. In questo caso spendono loro i soldi, difficile di sottostare a una procedura di tipo pubblico complessa, articolata, che porta via tempo, che non si sa la ditta a cui verrà affidata l'incarico, che non scelgono più loro, e quindi diventa complicato in una situazione del genere fare un discorso come questo. Però se non fatto loro, siamo più gambetti, i freghi, siamo più quanto era costato. Allora, gambetto, se volevo riaprire il discorso, io sono pronto. No, non l'avremo anche. Sono altre domande? No, non io che lo facessi. La strada entra in
no? È tutta a carico di Vera Valle, sì, fa tutta l'organizzazione. E la scuola pure? Sì, quella è pure. La spartiamo pure. I camelli, credete, perché io sono un di quelli che vedo. E probabilmente la rimane in un'altra. Ah, qui. Invece le sono state.